Galea, i nostri 20, codice 03, numeri per votarla sono 894001 da telefono fisso e 475-4751, appunto per votare Galea con il codice 03. Beatrice, partiamo da te. C'è un qualcosa di distopico, veramente, perché sei tutta così minuta, piccolina, eccetera, e poi hai questa voce scura, importante, già con una maturità vocale ben definita, insomma, no? Poi ci sono due passaggi del testo che mi piacciono in particolar modo, che secondo me dimostrano anche la tua maturità appunto nella ricerca del linguaggio, tipo che balleremo anche da vecchio. Ecco, oppure... l'ho segnata anch'io, Beatrice, l'ho segnata anch'io. Che vorrei dire? Che balleremo anche da vecchio, una frase stupenda, che lei se la pensa a 20 anni, certo. Noi che ce ne abbiamo quei 10-20 di più, cominciamo a muoverci, allora cominciamo a ballare così. Mi scusi, non influenzi le giurie. Esatto, non influenzi, non influenzi, non l'ha mai fatto. Un'altra che mi fa, lei non è chiamato a fare dei Bravo. Commenti. Guarda, parli di nonna Fernanda e e di drupi, e di drupi. No, e poi l'altra che mi è piaciuta molto, magari te la sei segnata anche te, non lo so, è quella tristezza che mi sono imposta, no? C'è già questa nostalgia comunque, che a 20 anni è una cosa quasi paurosa sotto certi aspetti, no? Questa cosa mi piace moltissimo. Il brano secondo me musicalmente poteva essere un po' più ricercato, potresti lavorare, penso, per il futuro su altre cose, appunto su una ricerca musicale un po' più ampia anche a livello di strutture e di sviluppo armonico. Detto questo, io ti vorrei sentire in finale, quindi ti do 10. Quindi il voto di Beatrice Venezia Galea è un bel 10. Piero, confermo le mie impressioni positive sul pezzo, sulla tua vocalità, proprio da mezzo soprano, bella calda, che sembra incredibile che venga fuori appunto dalla tua fisicità così contenuta. Ci sono delle linee di testo meravigliose come i rossetti e i sorrisi di scorta, i discorsi sulla morte e la pop art, parli di rockstar. Parli di cose interessanti, sembra anche un pezzo un po' anni 80, sembra fatto con la Dottor Ritmi, con le prime batterie elettroniche, dove si riusciva a fare un pattern a pagarlo oro ed eravamo già contenti di quello che ci riforniva l'elettronica. Mi piace perché il pezzo non è super prodotto, è vero che è un po' piatto, però mi piace anche che non ci siano sempre cose troppo prodotte, iperprodotte, troppi suoni, troppe sovraincisioni, troppi effetti. Quindi mi piace questa tua semplicità e l'essere diretta e quindi, in base a quello che le mie figlie hanno detto. Addirittura 10 e sono 2. Morgan. Allora, innanzitutto a me piace molto il gioco di parole sul 20, perché vuol dire tantissime cose e non so come mai non l'hanno fatto molti in questo anno 2020, ma giocare con la parola 20, che è, tu hai 20 anni, quindi primo significato, poi siamo negli anni 20, sì. E poi quest'anno era il 2020 e poi 20 come 20 nel senso di, no, a aria. Alisei. Appunto. Sei? Questa pienezza della parola è bella. Io l'ho pensata un sacco di volte quest'anno nelle canzoni che ho scritto, che non ho neanche pubblicato, però ho scritto tante cose sul 20. Hai mancato l'ipotesi anche di giocare con eventi, perché 20 e 20, poi c'è anche la parola eventi in mezzo che poteva esserci, però... Questa tua direzione a me piace molto perché è la tipica anni 80, come diceva Piero. Sono due registri, quello soft e quello pieno. Voce soffiata, voce piena. Strofa, ritornello. Cioè proprio dicotomica, completamente dualistica la cosa. E questo era anche Alice, Giuni Russo, se non vi ricordate. Quando entra il rullante nel suo pezzo. Cioè lì, quando entra il rullante, proprio lì, quello è un segno preciso del pop. E il pop è così. Pop italiano, proprio mi piace molto il riferimento al pop italiano, non so se è consapevole o no. Sì. Lo è, no, perché è proprio bello, insomma. È il voto di Morgan e Agnese. Il voto di Morgan è 20. Vediamo. È 20. 9. Chiudiamo con Luca. E complimenti, te l'hanno fatto. Complimenti te li faccio anche io.
ci sono veramente delle belle frasi, una me l'ha bruciata Riccardo Rossi e Balleremo anche da vecchi, è molto bella. E mi piace molto anche la tristezza che mi sono imposta. Mi piace che questi tuoi 20 anni non ti vergogni a definirli in qualche modo, non ti vergogni di dire che sei triste. La musica triste poi alla fine, non lo so, a me piace molto. A me i primi Coldplay sono quelli che mi piacciono di più di tutti, facevano delle cose di una tristezza inaudita ma anche di una bellezza infinita. E io trovo che questa ammissione, perché se avessi 20 anni oggi mi roderebbe parecchio il chiccherone, diciamo così, perché non è un periodo facile, state attraversando un periodo assolutamente non facile. Quindi mi strega questo fatto, mi fa entrare nei tuoi 20 anni. Credo che alla fine, io spero che ti imporrai anche un po' di gioia con i nostri 10, perché ti do 10 pure io. Quella! Calcolo facile. 39! 39 Galea! Stazione Termini, Piazza Cavour.